Benvenuti a questa meditazione speciale. A facilitare questa esperienza meditativa sarà l'energia dell'Arcangelo Raffaele. Puoi fare questa meditazione per dormire, per riposare profondamente o più semplicemente per riequilibrarti affidandoti all'aiuto angelico. Durante questa meditazione potrai rilassarti profondamente e lasciarti condurre in questo viaggio per connetterti alla tua parte di luce. Gli angeli, gli arcangeli, i tuoi angeli custodi sono qui a rappresentare quelle energie che tu stesso, tu stessa possiedi, energie e dimensioni di luce dove puoi trovare rifugio, ristoro, serenità, forza, guarigione e amore incondizionato. Queste dimensioni presenti nel tuo mondo interiore sono veri e propri luoghi di pace che potrai sperimentare concretamente, lasciandoti fluire e portare da questi amici di luce e amore chiamati angeli. Perciò durante questa meditazione non ti chiederò sforzi particolari di concentrazione. Semplicemente ti invito fin da ora a lasciarti condurre, a rilassarti, stendendoti comodamente sulla schiena, nel letto, nel divano o in qualsiasi altro luogo purché confortevole. Fai attenzione a non essere disturbato. Abbassa le luci e preparati. Ora chiudi gli occhi se non lo hai ancora fatto e rilassa il tuo corpo. Sentilo diventare pesante. Inspira ed espira profondamente per qualche respiro. E lascia andare, lasciando fluire normalmente il tuo respiro. Lasciati prendere per mano e guidare dagli angeli. Essi ti conducono verso il meraviglioso. In particolare ora, l'Arcangelo Raffaele ti aiuterà a tornare alle frequenze dell'amore e attivare la guarigione dello spirito, della mente, del corpo. Lascia perciò andare ogni pensiero, tensione, ogni motivo di preoccupazione e pesantezza. Affidalo agli angeli. Ora, proprio ora, stiamo aprendo le porte di un'altra dimensione. L'Arcangelo Raffaele ci guiderà in questa dimensione di vero nutrimento e amore. Di guarigione. In questo momento puoi anche concederti tranquillamente di dormire. Lascia andare ogni controllo. Non serve che ascolti fino in fondo le mie parole. La tua anima si nutrirà naturalmente
tutta l'energia di luce contenuta in queste parole e in quelle che ti dirò fra poco. Perciò rilassati, affidati, lascia andare. L'Arcangelo Raffaele è notoriamente conosciuto come l'angelo della salute, della guarigione. Guarigione intesa come possibilità di tornare alle frequenze dell'amore. Guarigione che non si limita a lenire le ferite fisiche di un corpo, ma ti permette di tornare all'origine, di liberare la tua anima. Con questa consapevolezza acquisita, comprendiamo che il nostro corpo, la nostra biologia, funziona alla perfezione quando siamo felici, quando siamo nell'amore. Per l'Arcangelo Raffaele, nella verità spirituale, tutti sono sani. Nel libro di Tobia appare in forma umana, con il nome di Azzaria. Raffaele è la guida e difensore di Tobia, inviato da Dio per aiutarlo nel compito di riscuotere un credito che questi aveva lasciato in città, affidatogli dal padre oramai cieco. Affrontato il viaggio con l'aiuto di Raffaele, Tobia trova l'amore e si sposa con la giovane Sara, che viene guarita dai tormenti del demonio, mentre il padre di Tobia viene guarito dalla cecità. Raffaele, al termine della sua missione, prima di tornare in cielo, si rivela, dichiarandosi come uno dei sette spiriti che sono sempre pronti ad entrare nella presenza della maestà del Signore. Infatti, il nome è Raffaele. Rafael vuol dire Dio guarisce, o colui che cura attraverso Dio. È l'arcangelo dell'amore coniugale, della buona salute. Nella Chiesa Cattolica è il patrono dei giovani fidanzati, degli sposi, farmacisti, dei profughi, dei viandanti, degli educatori. Nell'iconografia cristiana viene rappresentato con i simboli del pesce o con il vaso dei mendicanti. In questo senso, l'energia dell'Arcangelo Raffaele ci aiuta ad allineare i desideri profondi della nostra anima con il ruolo del nostro ego, aiutandoci a trovare il lavoro che rappresenti la nostra vocazione, per evitare così di limitarci a lavorare solo per i soldi, innescando così un lento processo di negazione dell'anima a favore della paura e dello stress. Raffaele vuole dirci che quando il materiale e lo spirituale sono allineati, siamo in uno stato di equilibrio che genera salute, siamo nell'amore. Ci invita perciò a porre attenzione ai segnali del nostro corpo e di prestare anche attenzione alla qualità dei nostri pensieri,
delle nostre emozioni e di prendere contatto con i nostri migliori sentimenti. Ci esorta a prenderci cura di noi fisicamente e spiritualmente. Nessuno meglio di noi sa cosa ci fa bene. L'energia di Raffaele è amorevole e delicata. La sua aura splende di una luce verde smeraldo che vibra nel quarto chakra, al centro del petto. Stimola anche la ghiandola pineale e l'apertura del terzo occhio, agendo nel sesto chakra, situato nella fronte, al centro delle sopracciglia. Ora invocherò per te 7 volte l'Arcangelo Raffaele. Semplicemente, naturalmente, accogli e apriti a questa dimensione dell'essere. Affidati, lasciati condurre, aprendo il tuo cuore e la tua mente. Molto bene. E ora preparati. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione dello spirito, nella mente e nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito, nella mente, nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito, nella mente, nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito, nella mente e nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito, nella mente, nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito,
nella mente, nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie. Arcangelo Raffaele, umilmente ti invoco. Ti prego di aiutarmi a mantenere e ritrovare l'armonia che dona guarigione nello spirito, nella mente e nel corpo. Aiutami a comprendere lo stato di amore che genera pienezza per il mio massimo bene. Grazie, grazie, grazie. Molto bene. Lasciati nutrire ancora da questa dimensione, da queste energie, dagli influssi angelici. Sei al sicuro. Continua a riposare, a dormire. La musica, le energie di luce ti culleranno ancora e ancora verso l'armonia, verso il tuo massimo bene.